stato sempre il mio sogno da quando ho avuto la paraplegia. E mi dà velocità, mi dà pari opportunità. L'end bike è passione e la voglia di vivere e la vita. Essere volontari è aiutare se stessi. Non sanno quello che tu sei dentro, vedono il tuo corpo, vedono i tuoi movimenti, la tua fisicità che comunque è diversa. L'end bike è una disciplina rivolta a persone che hanno problemi motori. È divisa in categorie, quindi ci sono 4 categorie maschili e 4 categorie femminili che vengono assegnate all'inizio dell'anno con delle classificazioni a seconda del grado e del livello di disabilità. Ci ha dato delle emozioni incredibili e dall'inizio è nato per scherzo e invece adesso ci sta dando la voglia di continuare, perché veramente l'end bike è la passione e la voglia di vivere e la vita. È un'idea che è nata un po' così per caso 3 anni fa, ero in macchina, ero appena rientrato dal Giro d'Italia professionisti. Il Comitato Paralimpico aveva dato alle federazioni sportive nazionali le rispettive discipline, quindi alla federazione ciclistica il l'end bike, e allora ho chiamato così Mauro e gli ho detto: ma scusa un po', siccome per tutte le altre categorie esiste il Giro d'Italia, per queste cosa facciamo? Ed eccoci qua alla 3ª edizione. La nostra è una grande famiglia aperta a tutti, e anche chi è piuttosto timido in questo giro è riuscito ad esprimersi al meglio. È una bellissima esperienza che spero che continui sempre. Bike è stato sempre il mio sogno da quando ho avuto la paraplegia. Perché si scontra con la sedentarietà della sedia, della disabilità, e quindi mi dà velocità, mi dà pari opportunità. E un giorno sono andata a vedere una gara, mi aveva entusiasmato tantissimo e alla fine mi hanno preso per correre. E mi dà la possibilità di ritornare a sentire quelle sensazioni forti che provavo prima della sclerosi multipla. Io ho 18 anni. Faccio parte di una società che sta nel Varese, che è la Velo Club Sommese, e in particolare di un progetto che si occupa di trovare i giovani con disabilità e di integrarli nello sport. Questa maglia rosa è, credo, la soddisfazione di tutti. Oggi averla rimessa dopo, vabbè, una serie di eventi non bellissimi, devo dire che sono assolutamente soddisfatte, sono contenta. L'AISM è Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con sede a Genova e diffusa in tutta Italia. Provvede ad aiutare tutte le persone affette da questa patologia ad essere indipendenti, a vivere una vita pressoché normale. La sclerosi multipla colpisce dai 13 anni in su. È invalidante, la maggior parte delle persone colpite sono di sesso femminile. Ho fatto fatica ad accettarlo, io ero molto arrabbiata con me stessa, perché bisogna imparare a essere umili, a chiedere, cioè io qui mi commuovo perché è stato difficile veramente, a chiedere aiuto, ho dovuto imparare a chiedere aiuto a mio figlio, a mio marito, aiuto agli amici. Lo sport non è nuovo per me, da 6 anni e mezzo ero sul tatami a fare judo, sono stata campionessa italiana, anche lì ho raggiunto traguardi importanti, ho dovuto smettere senza sapere il perché. E il perché l'ho saputo dopo, era la sclerosi multipla. Mi ha limitata, però credo che la cosa più bella, forse quella che poi dopo dà più riscontro, è quella di andare a rovesciare la medaglia. Allora, invece che disperarmi su quello che mi manca, cerco di adoperarmi su quello che è rimasto. Quindi le braccia non al 100%, ma un po' sono ancora buone, quindi le facciamo andare. I volontari sono una struttura importantissima e mancano. Sono diventata volontaria AISM e in seguito ragazza del servizio civile. Io un giorno mi si è presentata l'occasione a scuola e l'ho colta. Io spero che le persone che io aiuto si rendano conto che mi stanno aiutando a crescere. Fanno parte della mia crescita emozionale ed emotiva, con ogni loro sorriso, con ogni loro lacrima, con ogni loro gesto. Adesso io mi accetto, sono contenta di essermi accettata, e mi ha permesso la sclerosi multipla, purtroppo, comunque di fare un'esperienza di vita con il prossimo molto costruttiva. Adesso però non voglio che mi tolga dalla bicicletta e quindi lotterò fino alla fine. Sicuro.